Purtroppo vi contatto per una cosa molto spiacevole, che ancora bisogna capire se è una cosa mirata o no. Comunque è la seconda volta che, grazie all'Elettra, vengono trovate delle polpette avvelenate. Sono queste, ve le faccio vedere a tutti. Le abbiamo trovate stamane mattina nel parco di San Donato. Ancora bocconi killer ad Arezzo. A sventare in questo caso il pericolo avvelenamento è stata fortunatamente Electra, un esemplare di Malinois che ha fiutato le polpette senza mangiarle e le ha segnalate al suo proprietario, salvando così la vita ad altri amici a quattro zampe. È successo pochi giorni fa all'interno di un parco in zona San Donato, proprio come denuncia questo aretino tramite un video diventato ben presto virale. Noi abitiamo esattamente lì. Allora, mi è andata male, perché lei la tengo sempre sciolta, quindi le trova, non le mangia. Io viaggio anche con 6-7 cani per volta. Purtroppo non si tratta di un caso isolato. Altre polpette avvelenate nei giorni scorsi sarebbero state trovate a Giovi in un giardinetto. In questo caso un cane avrebbe anche perso la vita. Altri bocconi killer sarebbero stati trovati al Parco Giotto in zona Marchionna. Insomma, è necessaria la massima attenzione. Ora io chiamo i carabinieri, qui è pieno di telecamere. Qualcosa salterà fuori. Queste sono quelle che sono state trovate. V'è andata proprio male.